Io la paura l'ho tenuta per molto tempo. Quando andavo a pascolare le pecore, dopo che era passata la guerra da un bel po', come sentivo l'aereo, io mi nascondevo in un fossato o nelle grotte che c'erano ancora in giro. Mi ricordo che è caduta una bomba d'aereo grossa proprio sotto lì, Torniano, dove abitava, aveva fatto una buca che ci stava una casa. Quella è stata la bomba più grossa che è caduta qui vicino. E non so quanto tempo è stata quella prima di chiuderla, sta buca, perché ci voleva un sacco di terra per chiuderla. Io mi ricordo che andavo a pascolare le pecore. Avevo due pecore bianche e una nera, che la chiamavo Nerina. Andavo a pascolare queste pecore nel tornare a casa per metterle nell'ovile. E tre tedeschi mi hanno fermato e uno ha tirato fuori la rivoltella e voleva ammazzare la pecora nera. Io ho preso la pecora nel collo e mi sono messa a piangere. Allora lì dopo si sono fermate e si sono messi a ridere tutti e tre. Io li ho odiati in una maniera che ancora c'è quel risentimento lì. E dopo arriva mio nonno e mi fa: ma cosa hai fatto? Perché piangi? Ha detto: mi volevano ammazzare la pecora. E loro, mio nonno, ha fatto: cattivi, ha detto, no? E loro hanno risposto: c'era un interprete che parlava italiano, cattivi taglia anche l'erba, si pulivano il sedere con l'ortica. Capito? In Italia era cattiva anche l'erba. Sono cominciate a levare le prime granate dal mare. E di lì abbiamo preso paura, abbiamo raccolto quei due stracci che avevamo, qualcosa da mangiare di riserva e siamo andati nel rifugio. Mio nonno non ha voluto lasciare la casa, è rimasto nella stalla con le bestie, avevamo il maiale, avevamo un po' di tutto. Dopo mio babbo, quando ha cominciato a bombardare, passare, arrivare insomma proprio il fronte che sparavano da tutte le parti, mio babbo veniva su tutti i giorni dal rifugio a portare qualcosa da mangiare a mio nonno e guardare le bestie che avevamo a darci da mangiare. Diceva sempre che il Monte Scudo è tutto un fumo e ci sono bestie morte da tutte le parti, cavalli, soldati. Si raccontava queste cose così, perché noi da lì dentro non ci vedeva niente, raccontava lui. Dopo sono arrivati i tedeschi, è stato ancora peggio. Prima erano buoni, gentili, con i ragazzi anche facevano amicizie così. E poi invece, dopo il fronte si avvicinava, hanno cominciato a rastrellare sti ragazzi. Quando i ragazzi hanno saputo che facevano questo rastrellamento, si sono nascosti, parecchi sono andati su San Marino e parecchi si erano rifugiati, hanno fatto delle buche. Sto rastrellamento che hanno fatto gli servivano per fare le trincee per loro e in più dovevano nascondere anche i mezzi che avevano, perché c'era la checca che girava di continuo. La checca era un apparecchio, era come una spia, capito? Dopo avvisavano, magari dopo arrivavano i caccia che mitragliavano. Quel po' di mangiare che avevamo era finito. Siccome la casa di mia nonna era vicina, la notte andavano a fare la piadina. Andavano la notte perché il giorno, come vedevano il fumo, bombardavano. Durante il giorno, quando cessavano di arrivare le bombe, cessavano un po' il fronte, andavano a raccogliere l'uva, che era settembre, l'uva, i fichi, per poter mangiare qualche cosa. E due signore che avevano, non erano in rifugio con noi, ma erano poco distanti, sono andate a raccogliere quest'uva, ha riempito la cesta e hanno cominciato a sparare. Loro si sono buttati in un fossato e in quel mentre è arrivata una granata, partito il cesto, partito tutto. Mia nonna aveva tre figli nei soldati, due in Germania e uno in Russia. Passato parecchio tempo, un giorno si vede nell'aia, si vede arrivare sto soldato, aveva una barba fino alle ginocchia, ha avuto paura, ha cominciato a chiamare i figli, ha cominciato a chiamare Guerino, Gianni, che aveva paura. Loro quando si sentono così sono venuti oltre, ma prima che arrivassero loro è arrivato il cane. Il cane l'ha riconosciuto, gli ha fatto una festa
Dopo anche qualche mese è tornato anche l'altro, sempre da, erano prigionieri in Germania loro, solo quello che era in Russia non è tornato più.